Pinato a far giocare, poi fallo grave di Andrea Mattesini con conseguente tiro di rigore netto. Intuisce ma non può farci nulla, qualche secondo di gioco, ma voglio sottolineare la perfezione tecnica di Pinato, in questo caso di Ivovic su Cosmin Radu, quella che sembrava un'azione destinata a spegnersi, e Vincenzo Belli a battere dai 5 metri contro Antonino, che ricordiamo la sua carriera ha vissuto parentesi importantissime, davanti che invece prima ha aspettato la battuta del tiratore avversario, che è il suo tiro, non è altro che frutto di ciò che in precedenza la squadra aveva costruito. Esatto. Una parabola maligna, Antonino è stato addirittura bravissimo nel recuperare le gambe. Eh sì, perché vediamo, questo il replay era spostato dalla... cambio spesso in questa difesa, tanto il tiro, che gol! Davvero stanno a sé, fiducia la sta trovando a Salerno, gioca con continuità, non ha avuto un avvio facilissimo, si è però qui tre falli gravi per i giocatori del Circolo Nautico, ognuno ha un fallo, a quota 3 si va definitivamente in panchina, ma ovviamente il tecnico può dare il cambio, e cosa ha saputo fare Usniaski, che qua un fuori classe come l'ungherese. Assolutamente, poco schema per quanto riguarda superiorità numerica, quanto invece lo vediamo la possibilità di lasciare proprio lui il tempo di andare in avanzamento, la finta inquadrata. Cristian André, capitano del Circolo Nautico, grande interprete con la canottiera di Napoli, palla per Russo con palla che entra. Il pallone sembrava quasi non giocato più, e invece il ritardo lo vediamo proprio di Vasovic, lasciando colpevolmente lui ovviamente solo, quindi l'anticipo netto e preciso. Bruschini, se fai tirare Bruschini, assolutamente, abbiamo visto l'azione, sembrava non essere pericolosa, non c'erano apparentemente coppie in vantaggio, quanto invece il ritardo e il calcolare, il calcolo con Salerno che ora va a difendersi sull'attacco prodotto da Vasovic. Questo è il replay che con grande sensibilità professionale ci viene offerto da Vincenzo Belli, che però trova il tempo anche per Florenzia in avvio del secondo tempo, che in 77 secondi opera il break. Eh sì, questo un monologo Giuseppe Fasano in seconda fino alla gara con la Lazio, e qui c'è il ritardo difensivo, tre difensori della Florenzia sono in ritardo. Ora va Cristian André dai 5 metri contro Minetti, va da una parte il pallone, dall'altra il risultato, quanto appunto le realizzazioni, il secondo rigore per in casa a rischio di espulsione definitiva. Potrebbe essere pesante in casa Salerno, intanto la superiorità numerica, adesso lo spostamento non molto veloce ma efficace, e questo è il gol. Va l'uomo in più per la formazione che ha 2 su 3 con l'uomo in più. Anche qui commentavo proprio in diretta l'azione, non molto veloce, però ecco qui il tempo. Partita, lui è un talento anche giovane perché è dell'85, grandissimo il gol di Meda in pareggio, sei d'accordo con me? Assolutamente sì, vediamo il finale dell'azione, fa un bellissimo gol, fa passare la palla. L'attacco ora della Florenzia con Usniaski, ha un gran tiro, cede il pallone al centro, e Radu fa un capolavoro, riesce a liberarsi, a girarsi su se stesso, l'attacco gli propone Ivovic, non ha alcuna possibilità di essere efficace, il gol più bello della serata. Ma vediamo il passaggio, resiste alla trattenuta, agguanta il pallone, si gira, grande gol dal centro di potenza, proprio nel momento che abbiamo visto il difensore a quel punto dover alzare le braccia era Ivovic, dopo la trattenuta gli era andata bene in quel caso, poi ha dovuto lasciare in modo volontario. Un gol pesantissimo di Chicco Pagani. 4, questa è la posizione 4 che riceve completamente solo, nessun giocatore del Salerno sulla diagonale di quel passaggio, e sappiamo quanto i passaggi da un'altra rimasta ferma appunto la squadra, la sorta di contropiede, ma abbiamo visto poi la conclusione, intanto
c'è una coppia in meno, quella di Osniaski e di Villani. Gol grandissimo di Vaso, meno di 3 minuti, il break è di 3 gol, imprendibile la Florenzia. Avevamo detto in sede di presentazione, attenzione nel terzo tempo, la gara, il Salerno, meno nelle conclusioni, adesso il passaggio palla sbagliato. Per Parisi, Palombella bersaglio, Civitavecchiese, 23 anni da compiere ad ottobre, quando Minetti simula o tenta l'uscita e avanti, Salerno dimostra di essere ancora in vita e che la possibilità di un aggancio è ancora nelle proprie corde, ma va la distanza a Osniaski, va a battere assolutamente, questo anche sulla capacità di Sigula, anche qui è un grandissimo gol, vediamo che anticipa, esce e aggancia tutti i palloni, qui credo c'è l'espulsione, questo è fallo grave, rigore anzi, giusto, perché l'ha girato verso la porta. Radu ha subito il fallo grave da parte di Storniello. Eh sì, questo si procura nuovamente, vediamo, sì, è girato verso la porta, abbiamo da questo replay. Va Vasovic a battere, ha già segnato il rigore, questo non entra, si arrabbia molto Risto perché il palo ha salvato Firenze che ha pochi secondi per andare alla conclusione in questo tempo, ma che comunque Mattesini come Ivovic nel Salerno è a rischio espulsione definitiva, ma sono conti che non può fare Salerno adesso, si cerca di andare avanti, non ha fortuna per 2 volte, prima con Pagliarini, doppietta, va a bersaglio il Civitavecchiese che porta i suoi a -2, potevano essere a -4 se Vasovic avesse realizzato, ora è a -2. Intanto l'azione di spostarsi, è il secondo recupero di Osniaski tra il terzo e il quarto tempo, straordinario in difesa l'ungherese che di gol ne ha comunque segnati 2 e chiude il conto Dorici, la possibilità di ricevere di contromano, ma anche il tempo di una finta, lo vediamo dov'è il difensore, non serve il raddoppio da quel lato, lascialo giocare uno contro uno. Zino, continua a stare scura per lui, mi sembra la sesta superiore numerica a favore del Salerno, 2 sono stati i gol finora, quinta più rigore, giusto, sì, quinta. Andiamo a vedere questa azione, troppo davvero al di là venuti fuori in generale, più da in effetti non molta costruzione quanto dei ritardi difensivi, il giocatore centrale, lo schema, la rotazione a cercare di creare gli spazi per il tiro, va a bersaglio Jugoslav Vasovic, giocatore pochissimo in riflesso col passare degli anni, +3 Firenze, il colpo del KO definitivo, gli lasci il pallone, gli lasci il tempo di inquadrare la porta senza aggressione, danna, e quanto vediamo nel capovolgimento, non riesce a realizzare, ma come aveva cercato il Salerno di sorprendere con un anticipo di partenza del giocatore poi sventato dal palla che Salerno va a mettere in gol, azioni è risultato fruttifero in questo momento, ha una buona media realizzativa del 50% con